Blogosfera Style in Fashion è all'inaugurazione dell'atelier Laura Mancini. Siamo in compagnia di Laura Mancini. Laura, bentornata innanzitutto su Blogosfere. Grazie Caterina. Laura, ci racconti innanzitutto com'è nata questa idea molto particolare di realizzare innanzitutto il tuo nome, il tuo brand, ma anche e soprattutto un atelier. Allora, atelier perché chiaramente voglio mantenere contatto con i miei clienti, quindi l'idea di proporre un vestito diventato su misura, quindi ogni vestito dedicato ad una donna. Infatti la mia fonte di ispirazione sono un po' tutte le mie amiche, le quali chiaramente mi hanno ispirato con varie personalità, vari tipi di corpi, e tutte loro danno i nomi ai miei tubini. L'altro appunto, cosa particolare che hai sottolineato tu, sono solo tubini. Certo, solo tubini, perché il tubino secondo me è poi il simbolo di ogni donna. Tra l'altro una donna che non è più pensata secondo i canoni dei media, ma una donna reale, quindi ogni abito è pensato su una persona realmente esistente. Non solo tubini, ma anche borse e scarpe. Sì, borse e scarpe, perché una fashion victim può chiaramente amare scarpe, borse e vestiti. Only for fashion victim. Senti, molto particolare anche il logo. Ci racconti qual è il logo e perché l'hai scelto? Logo o piuma di pavone? Piuma di pavone perché secondo me è un elemento che porta in sé delicatezza e colore. È una cosa nella quale mi ci rivedo molto, rispecchia tantissimo quella che è la mia personalità. Quindi la piuma di pavone, tra l'altro, è un'ispirazione che mi è anche arrivata dall'India, un viaggio importante nella mia vita. Ho subito sentito la piuma di pavone, il mio simbolo. Una scelta importante in un momento come questo di crisi economica. Perché credere nella moda in questo prodotto? Perché? Perché la moda ha tante sfaccettature. La moda può essere molto fashion, ma può anche essere fashion con prezzi accessibili. E quindi la mia idea parte soprattutto da questo, dal prezzo. Quindi dare la possibilità a tante donne di avere un abito creato su misura, fashion, un haute couture, però sicuramente accessibile. Laura, grazie, a presto. Grazie a voi. Buonasera.